Il cuore oltre l'ostacolo, la Fidelissandria in un rocambolesco finale supera al photo finish il Gravina in un derby che ha regalato gol ed emozioni. Al degli Ulivi finisce 3-2 per la banda di Mister Potenza che riesce a spuntarla al 93esimo sull'arcigno team di Mister Lo Seto. Tre punti d'oro per i biancoazzurri che sono ad un passo dalla qualificazione ai playoff. Applausi anche per la squadra murgiana, già salva e autrice di un positivo finale di stagione. Potenza conferma il 3-5-2 visto all'opera contro la Sarnese, inserendo Zingaro sull'audi destra e Iannini in mediana. In difesa al fianco di Cipolletta ci sono Benvenga e Porcaro. In attacco la coppia Bozic-Cristaldi, panchina per il rientrante Gregoric. Classico 4-3-3 invece per il Gravina dell'ex tecnico Valeriano Lo Seto, che cambia tanto in difesa affidandosi a Caponero e Rizzo. In avanti il tridente composto da Santoro, Scaringella e Chiaradia. Pronti, via e la Fidelis trova subito il vantaggio. Punizione calciata da Petruccelli, sponda aerea di Cipolletta e conclusione precisa a mezz'altezza di Bortoletti che trafigge l'oliva sotto il tripudio della curva nord. Andria galvanizzata dal vantaggio e Gravina stordito dall'immediata rete biancoazzurra. Al decimo uno scatenato Bortoletti, cross al centro per Petruccelli che stacca di testa e manda di pochissimo al lato. Tanto possesso palla per gli uomini di Potenza e sterile reazione dei gialloblu murgiani, ma è sempre la Fidelis a farsi viva in fase offensiva. Al minuto 27 l'incursione di Paparusso sulla sinistra e il successivo traversone trova l'opposizione di Rizzo che probabilmente tocca la sfera con un braccio e il direttore di gara lascia proseguire tra le vibranti proteste dei biancoazzurri. Il Gravina con il passare dei minuti alza il proprio baricentro tentando qualche sortita offensiva. L'Andria arretra i ranghi e Zinfollino resta praticamente inoperoso. Il calcio d'angolo di Paparusso con il tentativo di testa di Bortoletti al 34esimo e il mezzo pasticcio di Zinfollino in pieno recupero sono le ultime azioni da notare di un primo tempo con poche emozioni. Nella ripresa i biancoazzurri di Potenza fanno gioco di attesa e tornano a rendersi pericolosi al 51esimo con una conclusione mancina di Petruccelli che termina al lato e 30 secondi più tardi con il tiro cross di Zingaro. Il tecnico di Apricena capisce che deve dare più spinta nel reparto offensivo ed inserisce Adamo al posto dell'applauditissimo Bortoletti e al 62esimo la Fidelis trova il meritato raddoppio. Cross dalla sinistra di Paparusso, la difesa murgiana non riesce ad allontanare. Sul pallone si avventa Zingaro che con un sinistro chirurgico trova l'angolino lontano dove l'oliva non può arrivare. L'Andria sulle ali dell'entusiasmo sfiora il tris due minuti più tardi con una conclusione a giro di Benvenga che termina di poco a lato. Al 76esimo straordinaria percussione sulla destra di Zingaro e palla all'indietro per Bozic che aggancia e poi calcia di sinistro, la sfera termina di un soffio al lato. La prima occasione del match di marca murgiana arriva all'80esimo con Santoro che dal vertice sinistro dell'area di rigore disegna una parabola a giro che fa la barba al palo. Il Gravina ci crede all'88esimo, accorcia le distanze per un finale che sarà vietato ai deboli di cuore. Sugli sviluppi di un corner Cipolletta trattiene Romeo che termina a terra. Per il direttore di gara è calcio di rigore ed ammonizione per il centrale biancoazzurro. Dagli 11 metri si presenta Potenza che trafigge Zinfollino. L'Andria va in totale confusione. Al 91esimo incassa il clamoroso pareggio. Santoro si invola tutto solo verso la porta, salta a Zinfollino e deposita in rete il 2-2 che ammutolisce il degli Ulivi. Il match sembra finito, ma al 93esimo, Manno è entrato da pochi secondi in campo, viene steso in area di rigore da Rizzo, il direttore di gara, assegna il penalty alla Fidelis. Dal dischetto, Manno con freddezza supera l'oliva e fa impazzire di gioia il popolo di fede andriese, che al triplice fischio festeggia una vittoria decisiva per il raggiungimento del traguardo playoff, che potrà essere centrato domenica nell'ultima battaglia sul campo dell'Altamura. Applausi anche per il team di Lo Seto che chiuderà la sua stagione al vicino contro il Fasano.